Ciao artigiano, allora mi hanno chiesto di fare una scritta incisa nel legno. Ovviamente lo farò a mano libera, utilizzerò questo rifilatore qui e unito al rifilatore questo tipo di fresa. Esattamente questa. La preparazione è molto semplice, una tavoletta deve essere perfettamente piallata ovviamente, dopodiché l'ho levigata sino alla carta 280 con un orbitale. Ho fatto delle stampe con la scritta che devo incidere, grandezza 1x1. Con la spray ho attaccato la stampa sulla tavoletta, lasciata asciugare. Adesso sono pronto per incidere. Avendo fatto già delle prove, ho capito alcune cose. Questa base qui per il rifilatore non va bene, dovendo fare questo genere di lavoro, perché? Motivo numero uno, perché ho poca visibilità. Secondo motivo, perché ho una scarsa manovrabilità, o meglio stabilità. Montando le true tensile su questa base ho la doppia impugnatura, questo mi garantisce più stabilità durante il lavoro. Per ottenere questa larghezza di tratto, all'inizio facevo scendere la fresa tutta in una volta e questo comportava il fatto appunto di una scarsa stabilità. Per ottenere questa larghezza di tratto è meglio fare più passaggi. La tavoletta la tengo ferma al banco attaccandola ad un pannello con del biadesivo. L'attacco col biadesivo perché i morsetti disturberebbero il passaggio alla fresatrice. Un altro motivo per cui preferisco questa base a questa è per il fatto che la scritta non ha continuità di tratto. La base immersione mi consente tra una lettera e l'altra appunto di sollevare la fresa e riabbassarla. Con questa invece sarei costretto a inclinarla così di fianco. Per il secondo passaggio farò fuoriuscire di 1,5 mm in più rispetto al piano della base la punta della fresa. In questo momento fuoriesce di circa 2 mm. Perfetto, dovrebbe andare. Allora, è uscito bene, però è da migliorare. Per stare più comodo e quindi essere anche più stabile nel lavoro, preferisco rimanere seduto. Ora tolgo la carta e vedo un po' il risultato. Ho fatto dei piccoli errori, soprattutto nei punti dove facevo scendere la fresa, però sono facilmente rimediabili. Dunque, esattamente qui devo aggiustare qua, dove inizia la stanghetta della... Tutto il resto può andare. Dai, adesso è molto più accettabile rispetto a prima.
Finito di levigare, adesso do una smussata veloce ai bordi con il pialletto. Finito anche di fare la smussatura col pialletto, bomboletta nera. Ora devo forzare un po' l'asciugatura. Praticamente ho finito, gli ho trasparente opaco ed è terminato. Sempre asciugatura forzata. Direi che ci siamo. Artigiano, non ci crederai, ma anche fare queste cose semplici porta via un bel po' di tempo. Come ho levigato il nero, comunque una parte è rimasta, soprattutto all'interno del poro, benché il poro del faggio sia molto chiuso. Questo ovviamente è un effetto voluto. Cioè, per chiarirci, io volevo che rimanesse così sporco dopo levigato, sia nei fianchi, sulla parte frontale. Cosa avrei dovuto fare per evitare questo effetto? Prima del nero avrei dovuto spruzzare, sempre a bomboletta, del trasparente, lasciato asciugare, poi sopra avrei fatto il nero, asciugato anche il nero, levigato, e questo effetto non ci sarebbe stato perché il trasparente avrebbe impedito al nero o a qualsiasi altro colore di penetrare il poro. E detto questo della verniciatura, ti spiego subito un'altra cosa: come centrare perfettamente la scritta sulla tavoletta in questo modo. Se metti tavoletta e foglio contro luce, riuscirai a centrare perfettamente la scritta sulla tavoletta. Una volta che è centrato, tieni bene, sollevi un lembo con la spray, attacchi, e la stessa cosa fai dall'altra parte. Una volta asciugata alla perfezione la colla spray, sei pronto per fresare. Beh, artigiano, sono giunto al termine. Volevo solo ricordarti che di questa fresa troverai il link in descrizione e una fraser. Mi raccomando, fammi sapere se il video ti è piaciuto. Noi ci sentiamo alla prossima. Stammi bene. Ciao, artigiano.